Regno, il cronometrista Simone Ballario della sezione arbitrale di Torino. Andiamo a vedere i due quintetti, iniziando dagli ospiti, dal Caos, che schiera Team in porta e poi Pedotti in difesa. Vinicius, scusate, in difesa Pedotti, Bertoni e Tuli in avanti. Caos che deve fare a meno dello squalificato Lion, per scelta tecnica invece è fuori Titon. Rientrano rispetto all'ultimo turno di campionato la sconfitta contro Rieti, Tuli, Alimi e Pedotti. Questo invece è l'Asti, che si schiera con Casalone in porta, poi Folladore, Wilkem, De Luca e Jonas. Squalificato anche qui il portiere titolare dell'Asti, Putano, e così come dall'altra parte Lion. Indisponibili Torras, Ciuiez e anche Bocao. È iniziato il match con il calcio d'avvio battuto dall'Asti, che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi in completo nero, e c'è subito il gol di De Luca dopo appena 11 secondi. L'Asti è in vantaggio con il gol di De Luca. Preparato questa centrata, abbiamo visto subito un blocco per liberare l'uomo, poi si è allargato Wilkem col suo sinistro fulminante, bravissimo De Luca sul secondo palo, giocatore caldissimo, in gran forma, ha messo subito dentro dopo appena 10 secondi. Qui li vediamo sulla ripetizione, qui calcia benissimo Wilkem, secondo palo, si addormenta Pedotti ed è bravo De Luca a mettere dentro. Dunque vantaggio lampo dell'Asti, proprio come nell'ultimo turno di campionato, sabato scorso, sempre qui al Palace San Quirico. L'Asti superò, travolse il Sestu 6-1, andò in vantaggio dopo 14 secondi con un gran gol di Torras, un tiro al volo di Torras, che poi si è infortunato, un problema alla schiena proprio al momento di segnare quel gol che ha sbloccato il vantaggio poi all'Asti, che ha travolto di goleada per 6-1 il Sestu. Diciamo Asti in maglia nera con inserti arancio, completo bianco con inserti rossoneri invece per il Caos Ferrara di Leopoldo Capurzo. Abbiamo detto del 4-0 nello scorso anno nei quarti di finale di Winter Cup in favore dell'Asti, e quest'anno un'altra vittoria con 4 reti di scarto per la formazione piemontese in trasferta in campionato in casa del Caos. 5-1 per l'Asti, era la settima giornata di Serie A il 15 novembre scorso, e poi il Caos è incappato in un'altra sconfitta con il Latina, poi come detto 5 vittorie consecutive, 3 in campionato, 2 in Winter Cup, e la sconfitta di domenica scorsa contro il Rieti, di sabato scorso contro il Rieti. Qui c'è un calcio di punizione indiretto in favore dell'Asti dal limite dell'area, Massimo. Sì, perché aveva già, si era già spossessato il pallone Team, gli hanno ridato il pallone indietro e l'arbitro giustamente ha fischiato un calcio di punizione indiretto, punizione pericolosissima, l'Asti potrebbe raddoppiare già al primo minuto. Attenzione agli schemi. Jonas per Wilkem, De Luca, e c'è la traversa dopo la deviazione di Pedotti, vicinissimo al raddoppio l'Asti, vicinissimo alla doppietta Massimo De Luca, lo stiamo rivedendo lo schema. Che stava affruttando il 2-0 per l'Asti. Qui il colpo di testa indietro di Tuli per Team, il lancio troppo lungo per Bertoni, e dunque c'è rimessa laterale in favore dell'Asti. Quando siamo appena entrati nel secondo minuto di gioco, qui stiamo rivedendo il gol del vantaggio, il tiro sul secondo palo di Wilkem con la correzione decisiva da parte di De Luca. Massimo, non è stato casuale, è stato preparato lo schema di partenza, la centrata come si dice in gergo, non era riuscita perfettamente, però era stata, nasceva tutto da un blocco per liberare Wilkem, che poi è andata alla conclusione benissimo. E invece sulla seconda conclusione di De Luca, provvidenziale la deviazione di Pedotti, con Team che si era posizionato al livello della barriera e non era più in grado di andare a coprire la porta. Il tocco di Wilkem che detta il triangolo a Folladore, triangolo che si chiude, ancora Wilkem, la grande parata da parte di Team che poi mette in moto Tuli, Tuli punta a Folladore, Tuli fermato da Folladore, arriva Vinicius ad alimentare l'azione offensiva del Caos, che guadagna una rimessa laterale per l'intervento di Folladore. Dunque fallo laterale in favore della squadra di Leopoldo Capurzo quando sono passati 2 minuti nel corso del primo tempo. Ma il Caos comunque ha ripreso a giocare dopo, attenzione qui, e c'è il pareggio immediato quasi da parte di Tuli, la sponda di Vinicius, il tiro di Tuli ha abbracciato Vinicius, forse c'è stata una deviazione che ha beffato, lo stiamo rivedendo, il tiro però è di Tuli ed è dunque
ad attribuire a lui il vantaggio, il pareggio del Caos dopo 2 minuti e 4 secondi. Stavamo appena dicendo che il Caos si era ripreso dalla botta iniziale, poi tra l'altro c'è da sottolineare che qui la difesa dell'Asti ha sbagliato nell'accorciare sul pivot. Secondo fallo intanto per gli astigiani. Sono fallo dell'Asti, lo stiamo rivedendo, da parte di De Luca ai danni di Bertoni. Dunque dopo 2 minuti e 4 secondi Tuli ha firmato l'1-1, una triangolazione con Vinicius, un tiro sporco che ha beffato Casalone, non impeccabile, non incolpevole in questa circostanza, che ha permesso al Caos di trovare subito il pareggio, un pareggio importante anche dal punto di vista del morale ma anche tattico, perché la gara si era messa in discesa per l'Asti e invece il Caos ha trovato una immediata reazione. Sì, la partenza bruttissima da parte del Caos, che poi ha avuto il merito di non fermarsi, continuare a giocare, poi lì su quell'imbucata difesa un po' in vacanza da parte dell'Asti, che anche negli accorci non si è fatta trovare pronta. Bertoni la conclusione in due tempi, Casalone, palla per Wilhelm. Jonas ha già visto Folladore dall'altra parte, tutto solo Folladore, la conclusione, arriva Bertoni a murare in scivolata Folladore, e poi Bertoni che rovina sui tabelloni pubblicitari e si fa male, speriamo che non sia nulla di grave per lui. Anzi, forse un problema alla mano. Rivediamo sullo slancio del tiro Folladore, forse ha scalciato Bertoni sulla mano destra. E comunque qui il Caos si era fatto sorprendere nettamente, cioè nella fase difensiva c'era solissimo Folladore, è stato bravo a servirlo immediatamente, mi è sembrato Jonas, una palla sopra. Difesa del Caos era tutta sul lato forte, il lato debole completamente libero. Bertoni si è immolato e è riuscito a salvare questa palla gol. Intanto vediamo che si tocca il costato Bertoni, evidentemente sullo slancio del tiro Folladore ha colpito non la mano ma il busto di Bertoni, che si tocca ancora il costato sul lato destro del fianco. Dunque non sembra nulla di grave per l'ex giocatore di Marche e Luparense. Folladore per Wilhelm, vanno a terra in area De Luca e Pedotti, si continua a giocare con Vinicius che serve Tuli. Tuli prova a superare Jonas che lo ferma in fallo laterale, rimessa in favore del Caos al quarto minuto di gioco del primo tempo. Pedotti per Tuli. Apertura per Kakà, appena entrato in campo, Tuli, Vinicius, dentro per Kakà, la girata di Kakà, soltanto esterno della rete per lui, e dunque si riprende con la rimessa dal fondo per Casalone. Ancora pericolosissimo qui il Caos, benissimo questa palla sulla parallela, Wilhelm in ritardo, va alla conclusione Kakà, attento Casalone, i due portieri, diciamo così, di riserva possono fare la differenza in questa partita. Jonas alla rimessa laterale, palla per De Luca, ancora Jonas, Wilhelm, è entrato anche Duarte, lo scambio tra Wilhelm e Jonas, poi De Luca, Wilhelm, Duarte, Wilhelm mette in fallo laterale sulla pressione di Tuli che non ha visto compagni a supporto, allora Pedotti dal cerchio di centrocampo, Kakà per Vinicius, ancora Kakà affrontato da Duarte, scarica su Pedotti dall'altra parte per Vinicius, si fa vedere Tuli, Vinicius cerca Kakà ma il pallone è direttamente in fallo laterale, rimessa in favore dell'Asti che si appresta a mandare in campo Fortino, Jonas, Duarte, sarà probabilmente De Luca a lasciare il campo per permettere l'ingresso di Fortino, Wilhelm, le tocco per De Luca, dall'altra parte per Duarte che cambia fronte, serve Jonas, Jonas punta Tuli, il triangolo con Wilhelm non si chiude, arriva Duarte, la conclusione sballata, palla sul fondo, rimessa per Tim che oggi sostituisce lo squalificato Lion, come detto è squalificato anche Putano dall'altra parte. È una partita bellissima, ritmi infernali, partita da dentro a fuori come al solito. Ci si gioca tutto in 40 minuti, salvo pareggi che porteranno le due squadre ai supplementari e eventualmente ai tiri di rigore.
però due squadre veramente tra le migliori in Italia, stanno dando spettacolo, aggrediscono ogni tipo di pallone. Come detto, il primo trofeo del 2015, Jonas, il miracolo da parte di Tim che esulta come se avesse segnato un gol, aveva rubato palla Jonas sulla disattenzione difensiva in disimpegno da parte del Chaos, ha incrociato molto bene e Tim è stato bravo con i piedi a mettere in calcio d'angolo. Sì, Kikaka aveva sbagliato lo stop e poi d'esterno destro voleva servire un compagno. Qui ancora Jonas sul corner di De Luca che ora lascia il posto a Fortino, così come Jonas esce per permettere l'ingresso di Romano. Dicevo, Jonas che colpisce l'esterno della rete nei pressi dell'incrocio, il pallone giocato da HK, il lancio a cercare Vinicius che mette giù il pallone, poi serve all'indietro Coco Wellington, André, il capitano del Chaos, prova ad andare via Duarte che lo mura in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco nei pressi dell'angolo per il Chaos di Leopoldo Capurzo. Quando siamo giunti al sesto minuto del primo tempo, risultato di parità 1-1 tra Asti e Chaos, splendido avvio di gara, due gol, una traversa colpita dal Chaos e altre occasioni da gol. Una traversa colpita dall'Asti, anche sfiorato il raddoppio con Jonas, è stato bravissimo Tim a mettere in calcio d'angolo. Il Romano per Duarte che lascia con la suola a Casalone, il rinvio di Casalone a cercare Fortino anticipato di testa da Vinicius che mette in fallo laterale. Mi sembra che l'Asti abbia un po' subito il pareggio del Chaos, che ha trovato fiducia e adesso attacca con veemenza. L'Asti deve stare più tranquillo, cercare soluzioni meno frettolose per andare alla conclusione. Ramon, il capitano dell'Asti, scambia con Duarte, ancora da Ramon, il tocco per Fortino, stop orientato, poi la palla per Romano, Romano torna a destra da Fortino che cambia gioco, va a sinistra da Duarte, fa ancora girare palla l'Asti cercando un varco nella difesa del Chaos che è schierata qui, il palo clamoroso colpito da Ramon, un diagonale pazzesco che ha colpito la base del palo alla sinistra di Tim, c'era anche Duarte che si era buttato in scivolata per la correzione in porta ma non ha trovato il pallone. Ma grandissima giocata da parte del capitano Ramon, qui punta l'uomo, lo sorpassa facilmente nel dribbling, poi sinistro veramente molto molto violento, è sfortunato a colpire il palo perché se avesse calciato leggermente fuori Duarte probabilmente sul secondo palo avrebbe chiuso in rete. Vinicius, il tocco per Coco Wellington che punta Ramon, Ramon lo mette giù, c'è il terzo fallo dell'Asti, 3-0 il conto dei falli, questo potrebbe diventare un fattore quando mancano 14 minuti al termine. Kakà l'indietro per Coco Wellington, ancora per Kakà che finta di chiudere il triangolo, poi va con il sinistro, grande risposta di Casalone che si riscatta dopo la mezza papera sul gol di Tuli del pareggio, grande intervento da parte di Casalone che pareggia, è quello dall'altra parte compiuto da Tim su Jonas. Vinicius, conclusione completamente sballata, rimessa dal fondo per l'Asti. Cagata bomber vero e bravissimo, è stato Casalone in spaccata, con le mani non ci sarebbe mai arrivato, è entrato con la spaccata, è riuscito a deviare in angolo, veramente occasioni da rete che fioccano, due squadre che giocano all'attacco per lo spettacolo, grande partita. Tiago Polito ha già in mano il cartellino per chiedere il time out, evidentemente vede che c'è qualcosa che non funziona nell'Asti con il Chaos che sembra aver preso le misure alla squadra di casa, come faceva notare poco fa Massimo Ronconi. Qua Duarte si libera del pressing di André, scarica su Ramon, Romano li chiude di fatto il triangolo involontariamente Kakà, la palla è per Fortino, Fortino attende la sovrapposizione di Duarte provvidenziale per permettere a Fortino di valutare tutte le chance, poi preferisce servire Ramon, ne scaturisce una rimessa laterale in favore dell'Asti e c'è il time out chiesto appunto da Tiago Polito. Grande giocata di Romano in precedenza, poi anche bel passaggio, Fortino poteva sfruttarlo meglio. Andiamo a sentire il tecnico dell'Asti. Buona raga, due le cose, loro appena sentono contatto si buttano, quindi sono due cose, dobbiamo gestire ancora i falli, c'è molto tempo. Secondo, se loro danno contatto buttiamoci anche noi. Va bene? È furbizia lì. Un'altra cosa. Ancora adesso.
Siamo di 4 senza appoggio tra le righe. Mobilità. Su pivoti dalla palla, tu giri a mettiti già tra le righe per rapportarti. Lui ha dovuto fare uno contro uno, sennò eravamo morti. E poi l'altra cosa, Coco, Tuli, in buca pivo sempre. Fa finta di andare sulla faccia in buca, cazzo. Sì, insomma, ha riveduto alcune situazioni, quella di Coco e Tuli che imbucano sul pivot è una soluzione importante per il caos. Però il problema lì è quando vanno a raggruppare, perché se i due laterali salgono ad aiutare da davanti diventa un problema, come lo è stato poi nell'occasione del gol. Devono cercare di abbassarsi rispetto a chi marca il pivot. Ramon supera Coco, almeno ci prova, va giù Ramon seguendo le indicazioni del suo tecnico. Non fischiano però gli arbitri, il pallone per André dentro direttamente tra il braccio di Casalone che lancia Fortino, palla irraggiungibile per il pivot dell'Asti. Occhiataccia al suo portiere, rimessa dal fondo per il caos, la batterà con le mani Team quando siamo al settimo minuto del primo tempo. Kakà, palla per Coco che non accompagna a supporto, allora perde palla per l'intervento di Ramon che poi tiene in campo il pallone, subisce fallo da parte di Pedotti, è il primo fallo commesso dal caos in questa gara. Sì, abbastanza netto qui, ingenuo Coco, si fa rubare palla, proprio al limite la tiene Ramon e poi l'entrata di Pedotti è fallosa, anzi un cartellino giallo prende forse André Ferreira, non ho capito bene. C'è il cartellino giallo per il capitano del caos di Ferrara, sventolato da Carmelo Loddo, anzi è per Pedotti il giallo, avete visto Loddo indicare il numero 13, dunque ammonito per il fallo, ci stava il giallo per Pedotti, poi è andato a protestare André, ma il cartellino giallo non è arrivato per protesta ma proprio per l'entità del fallo. Tutto ciò quando siamo appena entrati nell'ottavo minuto di gioco. Fallo indubbiamente c'era, cartellino giallo insomma a discrezione dell'arbitro, ha visto fallo abbastanza evidente. Qui Duarte viene murato da Kakà che poi rinvia da terra, Duarte in anticipo su Pedotti, serve all'indietro Casalone che si deve liberare del pallone velocemente, lo fa servendo Ramon, Fortino per Romano, all'indietro per Duarte, Ramon. Ancora Romano dal cerchio di centrocampo, lascia Ramon preso in contropiede dal passaggio del compagno, rimedia Duarte tenendo in campo il pallone, servendolo sulla parallela a Fortino che guadagna ancora una rimessa laterale in favore dell'Asti. Il tocco per Romano, Duarte, Romano. Il problema, l'Asti deve arrivare a concludere attraverso la manovra, lo sta facendo, però il caos ha preso un po' le misure come sostenevi anche tu, però vediamo che non c'è finalizzazione, non c'è profondità, lo stesso Fortino che è un pivot di razza trova difficoltà a far salire la squadra e di conseguenza deve essere una manovra molto molto articolata quella dell'Asti. Ramon per Duarte che finta il tocco con il tacco per Romano, poi va lui alla conclusione con il destro in diagonale, palla sul fondo, poi Duarte lascia il posto a Wilhelm, palla per Team alla rimessa dal fondo, Bertoni, l'altra parte per Alimi, quindi Bertoni, Pedotti, Bertoni, tocco per Coco che chiude il triangolo con Bertoni, Bertoni non trova il pallone con il destro nei pressi della linea di fondo, poi in contatto con Ramon suscita le proteste del pubblico di casa che ha gremito gli spalti del Pala San Quirico. Ha perso la posizione, Bertoni si è aiutato con le mani, ha spinto e ha trattenuto Ramon. Bertoni per Coco, Pedotti, Alimi. Troppo lungo il passaggio per Coco Wellington che stiamo rivedendo. Ma non c'era nulla di particolarmente grave nel contatto, nella trattenuta di Bertoni su Ramon. Proprio Ramon va alla conclusione murata da Pedotti. Sì, lui ha perso posizione là Bertoni, ha cercato di guadagnare un po' di tempo per recuperare posizione, non è stato un fallo cattivo assolutamente,
ha tirato per la spalla Ramon, però la punizione ci poteva stare. Qui si riprenderà con il fallo laterale in favore dell'Asti, lo batterà Wilhelm. Palla dentro, direttamente in fallo laterale, stavolta la rimessa in favore del Caos. Molto aggressive le due squadre, tutte e due vanno a pressare altissimo. Bertoni, palla per Tuli, ancora Bertoni, sempre Tuli, il velo di Alimi per Pedotti, quindi Tuli lascia Bertoni, lancia a cercare Pedotti, anticipato molto bene da Scimanghigni appena entrato in campo. Wilhelm, De Luca, Scimanghigno, il duello tutto fisico con Alimi, lo scarico per Ramon, quindi Wilhelm dentro per Scimanghigno che si gira molto bene con Alimi che era andato a terra. La conclusione è sporca, ha trovato però la deviazione, si attingeva la rimessa dal fondo team, ma in realtà si tratta di calcio d'angolo in favore dell'Asti al 10° minuto di gioco. Ecco l'uomo che può dare profondità all'Asti, Scimanghigno, giocatore in grande forma, giocatore che può dare aiuto ai compagni, fa salire la squadra, soprattutto con i laterali che si trova l'Asti, gente che aggredisce sempre la porta, può diventare fondamentale l'apporto di Scimanghigno. Tuli, fermato dall'altro numero 6 che è Ramon, il capitano dell'Asti, rimessa in favore del Caos. Bertoni, Tuli, Wilhelm anticipa Bertoni, cede il pallone a Ramon, un tunnel su Tuli, Ramon e il gol di Scimanghigno con le capriole del numero 10 dell'Asti al 10° minuto, è 2-1, ma grandi meriti vanno a Ramon. 90% Ramon, 10% Scimanghigno che non sbaglia dalla... Ma che azione Ramon, clamorosa, è passato in un fazzoletto, ha dribblato, si è liberato praticamente di tutti, ha servito un assist, c'era scritto solo mettere dentro per Scimanghigno. Eh sì, non poteva sbagliare, di piatto destro, conclusione comoda comoda per Scimanghigno che dunque realizza un'altra rete con la maglia nero-arancio dopo la doppietta realizzata sabato scorso contro il Sestu, sempre qui al Palazzo San Quirico. Dunque terza rete con la maglia dell'Asti per Scimanghigno, arrivato dal Real Rieti nel mercato di dicembre. Qui Alimi si è fatto anche impallare il pallone addosso, per cui fallo laterale per l'Asti, che adesso probabilmente ha trovato anche fiducia. Qui Casalone scaglia via un pallone gratuitamente. Siamo alla metà esatta del primo tempo, 2-1 per l'Asti. Dopo 9 minuti e 20 secondi dunque Scimanghigni ha riportato avanti la squadra di Tiago Polido, che vuole festeggiare con l'accesso alla finale di domani il suo compleanno. Bertoni all'indietro per Vinicius, domani alle 17 in diretta su Rai Sport 2 la finale di questa seconda edizione di Winter Cup. È il primo trofeo del 2015, il secondo della stagione dopo la Supercoppa vinta a novembre dall'Acquestapone al Palabruel di Bassano del Grappa sulla Luparense. Il pallone per Wilhelm questa sera alle 20.45, sempre in diretta su Rai Sport 2, la seconda semifinale con il derby abruzzese tra Acquestapone e Pescara. Qui stiamo rivedendo il gol del 2-1, tunnel di Ramon su Tuli, il tocco per Scimanghigno. È stato bravissimo a rompere il raddoppio tra Bertoni e Tuli, bravissimo, con l'esterno destro di entrato, poi sempre il pallone vicino al piede col controllo e poi la freddezza nel momento dell'ultimo passaggio. Grande azione dunque di Ramon. E qui siamo alla rimessa laterale in favore dell'Asti. Anche prima ha fatto una grande azione quando ha colpito il palo Ramon, fino adesso determinante per l'Asti. Sì, Asti che ha colpito due leni, il palo di Ramon, poi la traversa di De Luca che ha dunque sfiorato la doppietta in avvio di gara sull'1-0 in favore dell'Asti. È arrivato l'1-1 del Caos, il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Scimanghigno. Qui Vinicius per Bertoni, uno contro uno con Wilhelm, due sono stati compagni di squadra
nella marca, la conclusione sul fondo, rimessa per Casalone. E qui al limite è andare sul secondo palo, l'abbiamo detto più volte, quando dal lato forte c'è un uno contro uno l'opposto deve andare sempre a chiudere sul secondo palo, era molto indietro. Ma comunque è un po' in confusione adesso il caos, chiaramente è stata una brutta botta. C'è da segnalare che è completamente un'altra squadra l'Asti quando c'è Cimanghigno in campo, perché è lui che fa ruotare tutto il gioco offensivo della squadra. Failla, Bertoni prova a chiudere il triangolo con Failla che non può arrivare sul passaggio troppo lungo del compagno. Poco fa Bertoni aveva toccato per Alibi che però stava uscendo per lasciare il posto proprio a Failla, dunque di fatto il caos ha regalato la rimessa laterale all'Asti. Qui il lancio di De Luca per Jonas, l'uscita di Tim un po' avventata sulla propria tre quarti, recupera il pallone per l'Asti De Luca. De Luca va a terra, c'è fallo di Bertoni che si becca il cartellino giallo, secondo ammonito del match dopo Pedotti. È Bertoni e secondo fallo da parte del caos, due falli, due gialli. Bravissimo De Luca, perché ruba palla, capisce la situazione, punta immediatamente centralmente, c'è il calcione di Bertoni nettissimo, anche se Failla stava recuperando, Bertoni commette un fallo abbastanza evidente ed è giusto anche il cartellino giallo per un fallo addietro. Adesso calcio di punizione, due tiratori come Wilkem e Duarte sono pericolosissimi. 12° minuto del primo tempo, si allontana Wilkem, arriva Duarte, il tocco proprio per Wilkem nell'angolo, il miracolo da parte di Tim, poi la conclusione di Jonas che trova la deviazione di Vinicius in fallo laterale. Rivediamo, anzi vediamo perché prima eravamo impallati dal cronometrista, il palo colpito da Wilkem, palla deviata anche da Tim, comunque terzo legno colpito dall'Asti, il pallone che esce con la rimessa laterale che è in favore dei padroni di casa. Entra Fortino, rientra anche De Luca, escono Duarte e Cimanghigno. Adesso Fortino potrebbe essere avvantaggiato perché il caos ha un po' allargato le maglie difensive. Qui vediamo sfortunato l'Asti perché sul secondo palo c'era Cimanghigno, la palla passa dietro a Cimanghigno che è troppo sul secondo palo. E dunque rimessa laterale in favore dell'Asti con De Luca, dall'altra parte per Jonas. Fortino, ancora De Luca, il lancio a cercare Fortino, lascia scorrere il pallone Tim, poi Coco lancia Failla, uno contro uno con De Luca, con la palla che però ha varcato la linea laterale, c'è rimessa in favore dell'Asti al 13° minuto, la batterà lo stesso Massimo De Luca, deve anche sbrigarsi Fortino, ancora De Luca, gira per Folladore dal cerchio di centrocampo, Folladore prova la verticalizzazione per Fortino, intercetta il pallone il caos che ora si proietta in avanti, Vinicius ha ricevuto da Bertoni, prova la conclusione dalla lunga distanza, ancora due volte Casalone lamenta una trattenuta, Coco Wellington forse non ha tutti i torti, rivediamo la conclusione di Vinicius, Casalone in qualche modo e poi non c'è nulla su Coco Wellington, almeno non sembra nulla di grave. Comunque bravissimo Casalone a compiere il secondo intervento proprio sul tapin di Coco Wellington, vicinissimo al pareggio il caos al 13°. Sarà una grande occasione, ha perso l'equilibrio Coco Wellington, chiaro che non ti può lasciar calciare facilmente dalla Jonas, ma non, a mio avviso non ha commesso un fallo così grande da far fischiare un calcio di rigore. Vinicius tocca all'indietro per Bertoni, ancora Vinicius, Bertoni al volo, non può arrivarci Vinicius, rimessa dal fondo per Casalone, Duarte intercetta il pallone e Bertoni, rimessa laterale in favore dell'Asti al 14°, batterà Folladore, il tocco per Duarte, ancora Folladore, il lancio a cercare Jonas. Jonas controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, poi però se lo porta oltre la linea di fondo, evita la rimessa laterale dunque per il caos, ma non la rimessa dal fondo di Tim, già effettuata. Qui Vinicius rischia tantissimo, Fortino per Jonas che però era girato, non ha visto il passaggio del compagno, sfuma questa che poteva essere un'ottima chance per l'Asti, la stiamo rivedendo con Pietro Sollecchia e qui
Fortino forse se si fosse girato si sarebbe ritrovato tu per tu con il team da pochi passi. È incredibile come un giocatore dell'esperienza di Vinicius ancora non abbia capito, non si passa col pallone tra i piedi davanti alla porta, alla tua porta, è veramente troppo rischioso. Mi è andata molto bene questa volta. Vinicius ricevuto da Coco Wellington, ancora Vinicius, Kakà affrontato da Duarte, riesce ad andare via ma si porta il pallone in fallo laterale. L'Asti è alla seconda partita in questa Winter Cup, ha debuttato nei quarti di finale in virtù del quarto posto in campionato, ha affrontato la quinta del campionato al termine del girone d'andata, vale a dire il Real Rieti, nella riedizione della finale dello scorso anno al Palainfo Plus di Passano del Grappa. Ha vinto l'Asti qui al Palazzo San Quirico per 2-1 il 28 dicembre scorso. Il Caos invece ha debuttato sin dalla prima fase battendo il Napoli 4-1 a Ferrara e poi il successo in trasferta il 28 dicembre per 5-2 in casa della Luparense. Qui parata plastica di Tim sulla fucilata da lontano di Duarte, stiamo rivedendo il destro di Duarte, la grande parata di Tim che mette in calcio d'angolo alzando sopra la traversa. Sì, buona parata però per i fotografi, più che altro visto partire il pallone era molto lontano. Qui ancora un calcio d'angolo in favore dell'Asti, lo batterà Duarte, il colpo di testa di Romano, palla sul fondo distante dal palo destro di Tim, time out per Leopoldo Capurzo, andiamo ad ascoltarlo. Venite qua, veloci. No, il concetto è semplice, dobbiamo andare a chiudere quando è giusto andarci. Ragazzi, non riusciamo ad avere la giusta attenzione nel possesso, non stiamo uscendo bene per niente, stiamo lasciando troppo a loro l'iniziativa, poi stiamo sbagliando nella marcatura, non possiamo lavorare per un certo modo di giocare e poi farne un altro diametralmente opposto. Va bene, siamo in partita, lasciamo stare quello che abbiamo fatto, gli errori individuali, andiamo a pensare a quello che dobbiamo fare, cerchiamo di giocare con più personalità, veniamo in mezzo, non facciamo più di due tocchi, la pressione loro è zona, l'abbiamo visto, lo sappiamo, cerchiamo di venire in mezzo, giochiamo bene e usciamo anche in parallelo, però se non facciamo bene la marcatura in questa situazione, Kakà, se noi giochiamo con l'aiuto, lui non deve calciare, come si libera dell'uomo deve andare addosso a pressare, sono stato chiaro? Un'altra cosa importante, pronti via, gol, palla in banda, che sappiamo che Wilkham c'è al sinistro, pronti via, palo, non è possibile, basta con queste disattenzioni in fase di marcatura. Dai. Dunque questo è il time out di Leopoldo Capurzo, gioco che riprenderà con la rimessa dal fondo per Tim. Siamo al 14° minuto del primo tempo, Asti in vantaggio 2-1, 3-3 il contro dei falli, due ammoniti entrambi nelle caos, Pedotti all'8° minuto, Bertoni al 12°, team per Coco, Coco porta palla, poi serve il capitano André, Vinicius spalla alla porta, prova a girarsi, viene murato da Folladori in fallo laterale, lo stesso Vinicius alla rimessa, il colpo di testa di André, palla sul fondo, rimessa per Casalone. Senza convinzione, è entrato per questo colpo di testa, non era convinto assolutamente, è un caos che ha perso un po' il filo del gioco dopo il vantaggio dell'Asti che invece ha trovato fiducia e adesso sta cercando di mettere in naftalina la partita. Folladori per Duarte dal cerchio di centrocampo, cambia gioco, va da Fortino, ancora Duarte a sinistra da Romano che rinuncia all'imbucata alla ricerca di Fortino, la sponda qui di Fortino per Romano, poi il tocco di Coco Wellington non visto dall'arbitro, dunque la rimessa assegnata al caos. Vinicius, André, ha preso posizione Kakà, il colpo di testa di Kakà sul lancio di André, di più non poteva fare, da là il pivot del caos, ha servito una sponda per un compagno che però non c'era. No, ma da troppo lontano arriva il pallone a Kakà, la squadra non sorregge più l'azione offensiva come ha fatto nei primi 5-6 minuti dopo il gol del vantaggio dell'Asti, lì si era vista una squadra compatta, corta, che giocava, adesso è molto più lunga e più difficile aiutare Kakà. Folladori per Romano, ha già visto e servito Duarte. Duarte dall'altra parte ancora per Folladori. Fortino, ricomincia da Folladori. Ancora Fortino,
va a terra nel contatto con Vinicius, si continua a giocare, Folladore butta via il pallone in fallo laterale sulla pressione di Coco Wellington, rimessa in favore del Caos, la batterà Vinicius proprio di fronte alla panchina degli ospiti, il tocco all'indietro per Tim che lascia a Coco, viene incontro André, poi il movimento di André e Kakà. Bel duello con Duarte in questa occasione, vinta dal giocatore dell'Asti che scambia con Fortino, grande numero qua di Duarte che va a terra, non c'è fallo da parte di Vinicius, vuole il cartellino giallo per simulazione Leopoldo Capurzo, qui stiamo rivedendo ed è Duarte che va a cercare le gambe di Vinicius dopo una splendida percussione. Fortino. E ci stava anche il cartellino per simulazione perché ha allargato proprio la gamba Duarte per andare a cercare il fallo. Hanno seguito un po' alla lettera in queste ultime due azioni quello che ha chiesto il loro allenatore nel time out, cioè di andare giù più facilmente, l'hanno fatto sia Fortino che Duarte. Si è anche fatto male Duarte nel cadere, ora esce dal campo, si butta a terra sul parquet vicino alla propria panchina. Qui il tocco di Coco Wellington in fallo laterale, Ramo Romano, il pallone per Folladore, si fa vedere Ramon, la palla per Fortino che si gira, va alla conclusione con il destro, ancora Tim con una parata plastica, Coco Wellington ostacolato da Fortino ma regolarmente, poi va a terra Vinicius, stavolta c'è fallo da parte di Ramon, il quarto fallo commesso dall'Asti, mancano poco meno di 4 minuti al termine. Un po' in difficoltà adesso il Caos per uscire, la pressione dell'Asti è veramente forte sul portatore di palla, qui hanno rischiato e qui rischiano ancora, attenzione Ramon, quel primo tiro murato da Coco, si è ritrovato il pallone tra i piedi, non è riuscito a calciare, qui grande intervento difensivo da parte di Romano, Folladore vuole andare alla conclusione deviata in calcio d'angolo da André. Qui stiamo rivedendo l'azione precedente da parte di Ramon, qua poteva anche starci un fallo da parte di Vinicius su Ramon, anche se il replay forse evidenzia di più quello che a velocità normale sembrava un normale contatto di gioco. Si è fatto male anche Folladore qui che è caduto. Chiama i soccorsi il direttore di gara che è Francesco Cirillo della sezione arbitrale di Rovereto, un colpo alla spalla sinistra per Folladore, deve essere durissimo qua il parquet delle Pala San Quirico perché prima ha avuto lo stesso problema anche Duarte, non abbiamo visto dove ha sbattuto Folladore, se sulla ringhiera di protezione oppure sulle parquet, fatto sta che esce dolorante l'ex giocatore della marca Wilkerman, al centro Romano stoppa ma non riesce poi a calciare, allontanato il pallone nel fallo laterale la squadra di Capurzo, Wilkerman la rimessa nel favore dell'Asti, palla per Romano la verticalizzazione per Scimanghigno che non riesce ad arrivare sul pallone, mancano ancora 3 minuti e 23 secondi al termine del primo tempo, di un splendido primo tempo, l'Asti è in vantaggio 2-1. No, poi tra l'altro ha gestito molto bene la situazione falli, ora è a 4, però era a 3 dopo pochi minuti, non ha più commesso fallo nonostante una grandissima pressione alta l'Asti, invece Caos che non riesce più a ritrovarsi, anche qui vedi, non riesce a far ruotare bene il pallone. Pedotti, Vinicius, palla messa in fallo laterale da Wilhelm. Rimessa che verrà affidata a Pedotti. Tra l'altro non ha neanche l'arma di Lion che poteva scendere, il Caos che è un'arma sfruttata sempre tantissimo da Capurzo, qui Tulli si incarta da solo praticamente, non una grande partita da parte di Tulli che solitamente ultimamente si stava facendo vedere grandi prestazioni. Ramon per Scimanghigno che riesce a girarsi molto bene su un certo Pedotti, poi arriva Vinicius e lo mette giù da dietro, c'è calcio di punizione per l'Asti, forse qui poteva anche scattare il giallo per Vinicius, stiamo rivedendo la bravura nel usare il corpo di Pedotti, poi punta immediatamente verso la porta ed è costretta al fallo Vinicius, grande giocatore Scimanghigno. 4-4 il conto dei falli. Non è utopia pensare che una delle due squadre possa arrivare alle bonus, mancano 2 minuti e 46 secondi al termine.
devono stare attenti a non commettere ulteriori falli le due formazioni. Qua la conclusione con il palo colpito da De Luca sul calcio di punizione di Ramon, indirizzato sul secondo palo al volo. De Luca ha colpito il primo palo, quella alla sinistra di Tim. Qui Ramon ruba un altro pallone su un disimpegno errato, l'ennesimo da parte della squadra di Capurzo. Kakà, c'è Tuli a terra, ora Scimanghigno non vorrebbe fermarsi, non lo fa De Luca che viene murato da Vinicius, perché quelli del Caos chiedevano di buttare fuori il pallone, ma l'Asti insomma non era di questo avviso. Perché? Perché proprio i giocatori del Caos non si erano fermati con il loro campagno a terra. Allora Scimanghigno chiedeva anche lui di non fermarsi, e non si è fermato, ha ceduto il pallone a De Luca che ha affondato. Ora qui ne è scaturito un parapiglia, è a terra Tim, molto nervosismo. Ora è andato in contropiede in campo aperto De Luca. Massimo, quelli dell'Asti, i giocatori dell'Asti dicono giustamente se non vi siete fermati per il vostro compagno, perché dovremmo farlo noi per l'avversario. È anche vero che magari i giocatori del Caos non si erano accorti che Tuli era in attenzione. Qui c'è il rosso per De Luca, espulso De Luca, ammonito Duarte. De Luca francamente ha alzato le mani, non ha fatto niente. Qui rivediamo Scimanghigno proprio nel momento in cui dice ai suoi avversari non vi siete fermati voi, poi cede a De Luca la conclusione. Guarda, poi non ha fatto nulla, assolutamente nulla De Luca, non meritava assolutamente l'espulsione, non ha fatto nulla, qui ha preso un abbaglio l'arbitro. Dunque espulso De Luca, ammonito Duarte e non so chi altro, perché c'è stata una pioggia di cartellini. Sì, io devo dire la verità, cioè, non se ne erano accorti quelli del Caos, però come se ne sono accorti subito quando ha preso palla l'Asti, e questo non è giusto, francamente. De Luca non ha fatto nulla, guarda. Cioè, il portiere è andato a terra, nessuno l'ha toccato, quindi qua l'ha tirato giù Scimanghigno ma non ha fatto niente neanche lui, lo stava tirando indietro, come dire non alimentare. Dunque peccato perché uno splendido primo tempo rovinato ora da questo parapiglia. Qui è il solito discorso con le squadre che insomma purtroppo no. Ci marciano un po', non si fermano. Sì, Tim no, non mi piace l'atteggiamento di Tim, non l'ha neanche toccato Scimanghigno, è andato giù come clamoroso. Attenzione qui, uomo in meno. Sì, con l'uomo in meno, perché De Luca era in campo, dunque il Caos può andare in superiorità numerica in questo finale del primo tempo. Mancavano 2 minuti e 17 se non abbiamo visto male, dunque fino a 17 secondi dal termine del primo tempo il Caos potrà sfruttare l'uomo in più, a meno che non riuscisse a segnare prima. Qui Coco, il tocco per Kakà, ancora Coco, Wilken, palla per Bertoni, attenzione Bertoni, butta giù la porta, realizza un gol eccezionale al 19° minuto per il 2-2, ristabilita la parità numerica. Un gol dei suoi qui in superiorità numerica, sfortunata la giocata dell'Astica, aveva rubato palla, si è fatto rubare palla in uscita. Qui Wilken, Bertoni ha buttato giù la porta, palla sotto il croce di pali, non poteva far nulla. Adesso si torna in parità numerica, manca 1:50, la partita si è infiammata letteralmente per quell'episodio. Rivediamo insomma, vista alla Moiola, De Luca non ha fatto nulla, non nulla. Solo, ma ha alzato le mani come a dire io non voglio rischiare, esattamente, che magari non voleva rischiare di essere espulso insieme a un avversario magari più nervoso di lui. Invece non solo, anche la beffa per De Luca, perché è stato espulso soltanto lui. E poi in superiorità numerica il Caos ha realizzato il gol del 2-2 a 1:10 dalla fine del primo tempo. Ora ci prova ancora Bertoni, stavolta trova la deviazione di Wilhelm in calcio d'angolo, dunque corner in favore del Caos quando manca 1:28 al termine.
e comunque deve calmarsi adesso l'Asti, è un momento difficilissimo per la squadra di Polito. Subito un'espulsione, ha subito la rete del pareggio di inferiorità numerica in un momento in cui stava tenendo sotto controllo la gara e adesso c'è il rischio di perdere la testa. Ramon per Jonas, il pallone per Fortino, Ramon, la conclusione murata da Pedotti, arriva Wilhelm, deviazione in calcio d'angolo, comunque veemente la reazione dell'Asti. Ora anche il pubblico si fa sentire, il pubblico del Pala San Quirico, calcio d'angolo affidato a Wilhelm, c'è Ramon. Wilhelm preferisce andare dentro da Jonas, ora l'indietro per Ramon, ancora il tocco per Wilhelm, si fa vedere Fortino, la palla è per lui, Fortino dall'altra parte per Ramon. Wilhelm affrontato da Kakà, scarica su Jonas che ha già visto dall'altra parte Ramon, il contromovimento di Ramon, la palla è per Fortino, costretta ad arretrare dal pressing di Pedotti. Ramon dentro per Jonas, il fallo di Coco su Jonas è il quinto fallo, ma siamo nell'ultimo minuto, 44 secondi e 4 decimi al termine, 5-4 i falli per il Caos, eravamo 3-0 per l'Asti dopo pochi minuti e poi è arrivato il quinto fallo del Caos contro i 4 dell'Asti. No, ma la gestione dell'Asti è stata perfetta, attenzione qui, Kakà stava per commettere Ramon fallo. Va a terra nel contatto con Coco Wellington e non c'è il sesto fallo del Caos, c'è calcio d'angolo in favore dell'Asti. Qui ci ha provato Ramon, attenzione, cartellino giallo per il capitano dell'Asti quando si rialzerà. L'abbiamo visto da parte di Carmelo Loddo. Dunque ammoniti Pedotti e Bertoni nel Caos, Duarte e Ramon nell'Asti, espulso De Luca. Ma la partita si è accesa solo in quel momento. Eh? Wilhelm, la conclusione alta sopra la traversa. C'è anche da dire che insomma Scimanghini ha servito De Luca, però poi gli ha dato le spalle, insomma forse per lui l'azione poteva finire là, De Luca avrebbe anche potuto mettere in fallo laterale, ha voluto affondare con Tuli a terra, forse sarebbe stato più saggio proprio per non scaldare gli animi in una situazione favorevole all'Asti dal punto di vista dell'inerzia della gara, aveva il pieno controllo della gara la squadra di Polito, forse De Luca poteva anche fermarsi, anche se il Caos non l'aveva fatto con il proprio compagno a terra. Fatto sta che poi l'espulsione di De Luca è completamente campata in aria, almeno per quello che abbiamo visto noi, non credo che abbia fatto detto qualcos'altro che è sfuggita alle nostre telecamere. Qui il pallone messo in fallo laterale dal colpo di testa di Bertoni, mancano 6 secondi al termine, Wilhelm vuole comunque provare lo schema, l'Asti che non ci sta vuole e tentare l'ultima conclusione prima dello scadere del primo tempo. Wilhelm per Scimanghini al volo, palla sul fondo, qui Pedotti sorpresissimo, grande palla qui, fortunato il Caos, Scimanghini non è riuscito a incollare bene il pallone, attenzione qui, e qui anche il Caos gioca la sua carta e sfiora il gol del sorpasso con il colpo di testa di Kakà, respinto molto bene da Casalone, non era assolutamente facile su quella spizzata di testa di Kakà. Dunque si va negli spogliatoi sul risultato di 2-2 con Pietro Sollecchia agli highlights del primo tempo, arriva il fischio del primo arbitro Francesco Cirillo per l'avvio della ripresa, c'è subito il pallone rubato dall'Asti che con Scimanghini va alla conclusione, un siluro che si spegne sul fondo alla destra di Tim, ci sarà rimessa dal fondo per il portiere del Caos che sostituisce quest'oggi lo squalificato Lion, dall'altra parte è squalificato anche il portiere dell'Asti Putano, sostituito nel primo tempo in maniera anche egregia da parte di Casalone, non nonostante la papera che abbiamo rivisto nel primo tempo in occasione dell'1-1 di Tuli, poi Casalone si è riscattato con una splendida parata e poi anche con una parata più difficile di quello che poteva sembrare proprio a 2 secondi dalla sirena sul colpo di testa all'indietro di Kakà. Guarda, sul gol di Tuli molta responsabilità anche da parte della difesa, perché lì la difesa ha difeso malissimo, ha lasciato troppo spazio aperto e poi da quella posizione lì non è facile
andare a mettere la gamba su, su un tiro così ravvicinato, per cui valgono molto di più le due o tre parate importanti che ha fatto Casalone. Ricordiamo che è un giovane interessante e che chiaramente deve fare tanta esperienza ancora. Ovviamente nulla da fare per il portiere dell'Assi sul grandissimo gol di Bertoni, un missile da fuori che si è insaccato all'incrocio dei pali, ha fatto tremare la porta dell'Asti per il 2-2. Dall'altra parte anche una splendida parata di Tim, ne ricordiamo almeno una, su Jonas, che aveva incrociato molto bene il tiro con il piede di richiamo. Tim è riuscito a mettere in calcio d'angolo, poi un paio di parate plastiche da parte del portiere del Caos, incolpevole sui due gol subiti. Qui la rimessa laterale in favore dell'Asti, che ha iniziato la ripresa come aveva finito il primo tempo, cioè in avanti alla ricerca del terzo vantaggio. Vinicius spazza via direttamente sul fondo, ci sarà rimessa per Casalone. Quando è andato via se ne sono andati 1 minuto e 19 secondi nel corso della ripresa. L'Asti sta attaccando ma deve fare attenzione alle spalle, abbiamo visto il Caos è pericoloso quando riparte in contropiede, soprattutto se riesce a rubare palla. Vinicius all'indietro per Tim. Il lancio di Tim direttamente tra le braccia di Casalone. Scimanghigno, Romano, Wilhelm. Il lancio di Wilhelm direttamente in fallo laterale, non si è capito con i compagni. Rimessa in favore del Caos. Adesso è complicata la partita perché su questo risultato, sul 2-2, due squadre hanno anche paura di sbagliare. Qui bella la pressione dell'Asti che costringe a sbagliare il Caos in uscita palla. Jonas alla rimessa laterale, Wilhelm, pallone che passa attraverso una selva di gambe, poi viene respinto in qualche modo dal Caos. Qui stava buttando il pallone in fallo laterale Wilhelm, la palla è rimasta in campo perché ha colpito Tuli. L'Asti è già dall'altra parte con Scimanghigno, all'indietro per Wilhelm. Romano prova a superare Alimi che lo ferma molto bene con il corpo, proteggendo l'uscita di Tim che poi spazza via il pallone perché stavano per scadere i 4 secondi. Wilhelm, Romano, Jonas, ancora Romano, il tocco per Wilhelm, rimessa laterale per il Caos. Bertoni, tutte Tuli, le squadre vanno in difficoltà se pressate. Bertoni, ancora Vinicius, la conclusione, palla che colpisce sulla schiena Jonas, si impenna, viene bloccata da Casalone. Wilhelm per Fortino, lancio di Fortino murato da Vinicius e c'è dunque rimessa dal fondo per Casalone. Adesso le due squadre pressano alte, va in difficoltà chi ha il pallone tra i piedi che deve uscire, che non è per niente facile. Ecco, questa può essere una soluzione, quella dell'uomo in mezzo. Attenzione, Jonas, Jonas per Wilhelm, il tiro di Wilhelm, grande parata in spaccata da parte di Tim. Grande giocata di Jonas che si è portato via tutta la difesa del Caos, poi ha dato il pallone a Wilhelm con la punta, grande parata ancora da parte di Tim. Casalone, Fortino, Jonas, Jonas le finte su Tuli, va a terra Jonas, non c'è fa, attenzione qui Jonas che protesta in maniera troppo veemente nei confronti del primo arbitro. Vinicius, palla in fallo laterale, cartellino giallo per Jonas che deve stare molto attento. È stato trattenuto per il braccio qui, non era rigore perché era fuori aria mi è sembrato, poi se possiamo rivedere, però trattenuto da Tuli abbastanza in maniera evidente. Dunque c'è subito il primo ammonito della ripresa, si tratta di Jonas al quarto minuto del secondo tempo. Lo stesso Jonas in possesso di palla, Fortino dall'altra parte per Duarte. Ancora Duarte, scambiato con Romano, Fortino, Romano, Jonas,
Duarte. Fortino chiude il triangolo con Duarte, la sua conclusione respinta da Vinicius, poi Tulli resiste al tentativo di fallo di Fortino, perde palla, arriva a Duarte, gliela soffia, ancora Tulli a terra, lo stesso giocatore di prima, Romano, la conclusione, poi Duarte, attenzione Alimi, c'è il calcio di punizione in favore dell'Asti, rosso diretto per Alimi per una manata a Duarte al quinto minuto del secondo tempo, espulso dunque Alimi. E qui vorremmo rivedere prima di esprimerci. Aspettiamo di vedere il replay. Andiamo qui. Andiamo. Qua un destro sinistro. Gliel'ha dato. Stiamo rivedendo ancora. Destro e sinistro. Non sappiamo se anche Duarte ha smanacciato. Sì, sicuramente ha smanacciato anche Duarte. Sicuramente all'inizio ha smanacciato un po' Duarte, però poi destro o sinistro. E dunque il calcio di punizione in favore dell'Asti. E adesso ha il vantaggio dell'uomo in più. Qua si vede. L'abbiamo rivisto ancora e sembra quest'ultima immagine scagionare però il giocatore del Chelsea. Sì, è vero, prima sembrava più netto, da questa immagine non si vede tanto. E Wilkem tocca per Duarte, Fortino, Jonas mette giù Duarte, Wilkem gira per Fortino, ora l'Asti in superiorità numerica per l'espulsione di Alimi, prova a riportarsi in vantaggio Duarte, il salvataggio da parte di Pedotti quasi sulla linea, poi Pedotti calcia addosso a Fortino e guadagna rimessa laterale in favore del Chaos. Ecco, eh sì, allora, sì. Indiscutibile, prima un gancio destro e poi con il sinistro anche alla nuca, forse l'ha preso sulla spalla, ma insomma conta il gesto, insomma follia da parte di Alimi. Jonas, la conclusione, qua ancora una splendida parata da parte di Tim che mette in calcio d'angolo. Ancora l'Asti in avanti con l'uomo in più, arriva Duarte per Jonas, dall'altra parte per Wilhelm, dentro per Jonas, l'uscita di Tim, questa anche un intervento provvidenziale del portiere del Chaos. Intanto 2-1 il conto dei falli nella ripresa, due commessi dall'Asti, uno dal Chaos, quello che ha portato all'espulsione di Alimi. Troppa fretta qui Duarte, va alla conclusione senza far girare il pallone, insomma errore da parte di Duarte, il giocatore esperto. C'è ancora un minuto per l'Asti. No, qui non c'era il calcio di rigore, però l'ha trattenuta col braccio, probabilmente c'era, era fuori area. E comunque non c'era la simulazione per Jonas, che è stato invece ammonito per proteste veementi che potevano anche costare il rosso a Jonas. E qui grande occasione per Jonas davanti alla porta, non riesce a mettere in rete, però il Chaos continua a buttare il pallone, non fa passare secondi preziosi. Uno degli ultimi assalti. Wilhelm, palla per ancora giocata da Wilhelm che trova il gol del 3-2 con una puntata di sinistro che sorprende André e anche Tim. Nulla da fare in questo caso per il portiere del Chaos. Mancavano ancora 30 secondi di superiorità numerica per l'Asti, e ora è ristabilita dopo il gol di Wilhelm al sesto minuto del secondo tempo. Non si può far calciare un giocatore in quella maniera centralmente da 6 metri, un giocatore Wilhelm, è impossibile poi a quel punto fare la parata per team, difesa troppo larga qui con i due davanti col giocatore centrale ed è inutile. Colpo di testa di Wilhelm, palla intercettata da André, Vinicius, André, c'è la rimessa laterale in favore dell'Asti.
Vediamo se il caos avrà ancora la forza per andarci a riprendere anche questo terzo vantaggio dell'Asti. C'è ancora tanto tempo. Ramon, lancio per Fortino che si fa scorrere il pallone ma poi lo colpisce con la spalla. Sfortunato qua perché aveva guadagnato la posizione, probabilmente poteva andare alla conclusione col suo piede migliore, il sinistro. Kakà aggredito da Ramon, arriva Coco che spazza il pallone, tenuto in campo da Pedotti, ancora Coco, André, Coco, pallone per Pedotti, Kakà. La conclusione murata da Romano, arriva Coco ad alimentare l'azione offensiva del caos. André per Coco, intervento difensivo di Duarte e palla in fallo laterale. E pubblico che si scalda adesso perché sanno che è il momento decisivo, perché riparte Ramon. Ramon in contropiede, Ramon la traversa piena ed è il quarto legno colpito dall'Asti in questa gara. Pedotti per André, Asti vicinissima al gol del 4-2 del doppio vantaggio. Pedotti dall'altra parte per il caos che non ci sta. André murato due volte, poi l'ultima deviazione di Ramon in calcio d'angolo. Siamo all'ottavo minuto appena scoccato della ripresa, mentre qui stiamo rivedendo con Pietro Sollecchia il contropiede di Ramon che poi lascia partire un bolide di destro che si stampa sulla traversa facendo tremare la porta di Tim. Palla per Pedotti che scarica a sua volta il destro, ma stavolta la conclusione alle stelle, rimessa dal fondo per Casalone. Stessa identica situazione del gol di Wilkham, in questo caso Ramon avanza fino ai 7-8-10 metri, il difensore si preoccupa solamente di chiudere il passaggio al laterale e lascia lo spazio per la conclusione. Pedotti per Coco, Kakà ruba palla a Folador, fermata a sua volta da Pedotti, allora Kakà, apertura per André. La conclusione di André che trova il pareggio, il 3-3 di André all'ottavo minuto del secondo tempo. E qua Casalone ci ha messo del suo, Casalone molto incerto su questa conclusione, non era per niente pericolosa, è andato giù a cercare di prenderla con la mano, la palla gli è passata sotto. E dunque dopo 7 minuti e 31 secondi nel corso della ripresa ristabilisce nuovamente la parità il caos, 3-3, tre volte in vantaggio l'Asti e tre volte il caos è riuscito a impattare. Ora la rimessa laterale in favore dell'Asti con Romano ostacolato involontariamente ovviamente dal primo arbitro Francesco Cirillo. Il pallone per Folador, lancia a tagliare il campo per Duarte, provvidenziale intervento di testa di Coco Wellington in fallo laterale. E adesso la partita si accende, 12 alla fine, per la terza volta il caos è riuscito a trovare il pareggio, tre volte in svantaggio. Duarte dentro, c'è Coco Wellington a mettere nuovamente in fallo laterale. Duarte, ancora Coco Wellington, ci sarà calcio d'angolo per l'Asti. Tutte e due le squadre hanno sfruttato la superiorità numerica andando a segnare per, attenzione qui, Cimanghino prova in questo colpo di testa sul calcio d'angolo, però segno che le due squadre sono preparate. Non mi è piaciuta molto la difesa del caos contro il portiere in movimento, ripeto, in quella situazione se scende uno centralmente non puoi lasciargli lo spazio per andare alla conclusione, soprattutto se si chiama Wilkham. Pedotti per Coco, Bertoni, Kakà, Coco Wellington, punta Folador, poi al centro per Pedotti che arriva a rimorchio, non riesce però a controllare bene il pallone per la conclusione, palla che poi arriva tra le braccia di Casalone. Cimanghigno, l'aggancio con il tacco, poi la conclusione dalla linea laterale, la presa di Tim, gran tiro da parte di Cimanghigno. La posizione è impossibile, nessuno stava pensando al tiro in porta, attenzione qui. Wilkham, Casalone, Duarte, Romano ha ricevuto da Wilkham, torna dall'ex capitano della marca,
Wilken rischia su Pedotti ma riesce ad andare via sulla destra molto bene, poi attenzione a terra Pedotti, forse spinto da Wilken, c'è rimessa laterale per il Lasti, Pedotti a terra, stavolta Wilken si ferma. No, l'ha fermato l'arbitro, non puoi fare gara col fisico, col fisico con Wilken che è devastante. Qui Scimanghigno va a tentare una conclusione impossibile, però trova potenza ma non tanta precisione. A terra Pedotti, c'è il gioco che riprenderà con il calcio d'angolo, a terra l'ex giocatore della Luparense Pedotti, ci stiamo rivedendo la percussione di Wilken che poi prova a mettere al centro, Pedotti in caduta da terra con il fianco sinistro, mette in calcio d'angolo. È pronto a entrare anche Ramon, 9 minuti se ne sono andati quasi, 8 minuti e 46 per l'esattezza in questa ripresa, risultato di parità 3-3, in caso di parità dopo 40 minuti, due tempi supplementari di 5 minuti a tempo e poi in caso di ulteriore parità si procederà con i tiri di rigore, 3 per parte come vede il nuovo regolamento. Qui Wilken al centro, Bertoni con il fianco all'indietro per Tim che mette giù per Coco, ora Kakà, Coco affrontato da Wilken, scarica su Bertoni di prima, molto bene per Vinicius, Vinicius va a terra, c'è fallo da parte di Scimanghigno e dunque terzo fallo dell'Asti. Questa dei falli potrebbe essere un fattore, soprattutto se persistesse il risultato di parità, porti i falli anche nei tempi supplementari e questo potrebbe diventare veramente un fattore importante. Coco all'indietro per Tim, ancora Coco, Vinicius, Kakà, ancora Vinicius, Scimanghigno, Scimanghigno va giù, non c'è fallo da parte di Kakà, stavolta Bertoni con molto fair play si ferma e mette fuori. Qui lo stiamo rivedendo, qui Scimanghigno salta netto l'avversario, sembrava nettissimo il fallo ai danni di Scimanghigno, la palla che sì, con il piede ha un po' cercato, ma no, questo è fallo. Sì, la palla la prende, però insomma c'era stato il fallo ai danni di Scimanghigno, se non abbiamo visto male, da parte di Kakà. Hanno lasciato proseguire gli arbitri e poi Bertoni saggiamente, per non esasperare ulteriormente gli animi, si è fermato, aveva visto l'avversario a terra, dunque riporta un po' di buonsenso sul parquet, buonsenso un po' venuto meno nel corso del primo tempo in occasione dell'espulsione di De Luca. Soprattutto non poteva non vederlo perché l'ha dovuto saltare per prendere il pallone Bertoni. Comunque sembrava un fallo abbastanza evidente, anche se ha colpito il pallone, però poi ha preso anche nettamente Scimanghigno. Scimanghigno si è rialzato, si riprenderà con la rimessa laterale in favore dell'Asti che restituirà palla al Caos che l'ha calciata fuori con Bertoni per permettere proprio i soccorsi a Scimanghigno che ora esce dal campo accompagnato a spalla dal medico dell'Asti, il medico sociale. Speriamo che non sia nulla di grave ovviamente per Scimanghigno che oggi ha realizzato la sua terza rete con la maglia astigiana dopo la doppietta di sabato scorso al Sesto. Wilken restituisce palla a Tim per la rimessa dal fondo. Bertoni fa vedere Kakà, Vinicius, il coro di incitamento dei tifosi Orange per Scimanghigno, Kakà. Pallone per Bertoni, di prima molto bene per Coco, poi Bertoni per Vinicius, Kakà prova a controllare il pallone ma termina sul fondo, scusate il fallo laterale, Duarte, Wilken per Romano, ancora Wilken, Romano di prima sulla parallela per Duarte che prova a innescare Romano con la suola ma non è arrivato in tempo il nazionale italiano campione d'Europa. Non c'era proprio lo spazio per far passare il pallone perché era già sulla linea del fallo laterale Duarte, l'idea era buona ma non c'era proprio fisicamente lo spazio per far passare il pallone. Vinicius, il lancio per Bertoni che al volo non riesce ad agganciare,
poi Wilhelm si ferma, supera la linea mediana del campo, serve Fortino, all'indietro ancora per Wilhelm. La conclusione di Wilhelm trova una doppia deviazione, c'è calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato di Vinicius, calcio d'angolo per l'Asti. Pericolosissimo, perché la seconda deviazione ha alzato il pallone con Tim che era già a terra. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, almeno per quello che riguarda i tempi regolamentari. Qui la conclusione rasoterra di Romano, debole centrale, nessun problema per Tim. Il lancio di Vinicius recuperato da Romano. Ora l'Asti prova il forcing per riportarsi in vantaggio per la quarta volta. Duarte, Wilhelm, punta Kakà, poi torna al centro dove arriva a prendere il pallone Fortino, lo tocca ancora per Wilhelm, poi Romano non può arrivare sul pallone, c'è rimessa al fondo per Tim che si è buttato a terra, crampi per il portiere del Caos e fischi da parte del pubblico. 9 minuti e 6 secondi al termine della gara, il risultato è di 3-3. Ancora a terra Tim, vi ricordiamo che alle 20.45, sempre in diretta su Rai Sport 2, ci sarà il derby abruzzese tra Acqua e Sapone e Pescara, la seconda semifinale di questa Winter Cup. Quindi vediamo il momento in cui Tim usa un problema. Problema muscolare. Gioco dunque crampi, fermo. Credo crampi assolutamente, non credo che sia un né una contrattura né uno stiramento, credo che si tratti di crampi. Sai, ha perso un po' l'abitudine a giocare perché ultimamente stava giocando sempre Lyon. Oggi ha ritrovato il posto in un momento determinante di questo torneo, forse anche un po' di tensione. Intanto si è fatto la doccia ed è rientrato ovviamente sugli spalti, non può andare in panchina. De Luca espulso nel primo tempo e continua a scuotere la testa, non si dà pace il nazionale italiano per l'espulsione rimediata nel primo tempo. Un'espulsione per parte e tutte e due, ripetiamo, sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica in quei due minuti e a trovare il gol. Qui inquadrati i tifosi dell'Asti, tifosi che seguono l'Asti ovunque in tutta Italia, sono sicuramente tra i più fedeli. Sì, lo scorso anno sono accorsi al Palinfo Plus di Bassano del Grappa per sostenere l'Asti che ha vinto la manifestazione. Qui la grande parata di Tim con la mano di richiamo sulla botta dall'altezza del tiro libero, un tiro libero in movimento per Fortino, lo stiamo rivedendo proprio dal dischetto quasi del tiro libero, la conclusione è con la mano sinistra, anzi con il braccio sinistro, Tim che riesce ad alzare in calcio d'angolo. Qui la conclusione al volo di Duarte con il pallone alle stelle, qua invece di controbalzo Vinicius, una grande conclusione di Vinicius che però alza troppo il pallone. Il Casalone però doveva uscire, non deve permettere l'intervento di Vinicius. Il fallo di Vinicius, di Tuli, scusate, per il calcio di punizione per l'Asti e l'ammonizione di Tuli al 12° della ripresa, secondo fallo del Caos in questa ripresa. Devastante, Wilhelm quando prende potenza e velocità diventa imprendibile, lo ha preso proprio sul tempo mentre stava arrivando, ha cambiato passo nei primi due o tre passi, gli ha preso due metri, è stato costretto ad aggrapparsi alla maglia. Duarte, palla per Fortino. Fortino meno bene rispetto a Scimanghigno, più di manovra, meno di profondità. In questo momento all'Asti serve il giocatore di profondità che faccia salire la squadra.
Tuli per Vinicius, quindi Kakà. Tuli sulla pressione di Fortino è costretta a buttare il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore dell'Asti. Uno show, Capurso in panchina, uno show. Duarte guida praticamente la squadra con le redini. Wilkem e Duarte. Tuli, il contropiede del caos è schierata però la squadra di Polito. La conclusione di Tuli dopo una serie di finte, la parata di Casalone che non so con quale parte del corpo, forse con la testa, riesce ad alzare sopra la traversa. Rivediamo, grande numero da parte di Tuli, è proprio di testa Casalone che mette in calcio d'angolo. Grande giocata di Tuli, Tuli che ha saltato Jonas facilmente, poi nella conclusione è stato bravo però Casalone perché ha mantenuto la posizione poi con la testa, fortunato anche. Pedotti alla battuta del corner, va a terra Kakà, qui c'è il fallo da parte di Fortino ed è il quarto fallo dell'Asti, ne ha commessi due il caos. Mancano ancora 7 minuti e 54 secondi al termine della gara. Qui troppo non riesce a temporeggiare Fortino, perde proprio il tempo, sposta il pallone, lo alza Kakà, è un calcio di punizione pericoloso. Attenzione, vediamo, si stacca Jonas. Kakà, la conclusione con Fortino che si era avvicinato notevolmente al punto di battuta facendo infuriare la panchina del caos. Wilkem per Fortino che si gira con un unico movimento, stop e faccia direttamente verso la porta, poi Jonas che riceve da Wilkem, Fortino riesce nella girata, la conclusione però è a lato e allora ci sarà la rimessa dal fondo per Tim. Invenzione Jonas, bravissimo con lo stop orientato Fortino a trovare lo spazio per andare a conclusione, però poi non trova la porta, c'è poca precisione. Jonas mette in fallo laterale, Tuli per Pedotti. Kakà protegge il pallone dall'attacco di Duarte, Tuli punta Jonas. Vinicius, la conclusione respinta da Wilkem, poi il fallo di Tuli su Jonas. Tuli era già ammonito, era stato ammonito poco fa, secondo giallo e conseguente rosso per Tuli che va poi a scusarsi con Jonas al 13° minuto, era stato ammonito al 12° della ripresa, ora espulso al 13° del secondo tempo Tuli, dunque due gialli e il conseguente rosso nel giro di appena un minuto e il caos nuovamente l'inferiorità numerica, il terzo espulso del match dopo De Luca, Dell'Asti e Alimi. Questo è il terzo fallo del caos, netto l'intervento di Tuli su Jonas. E dunque ingenuo, ci sta. Ingenuo perché è già ammonito, lui non deve mettere il piede là, non deve mettere il piede, è inevitabile che arrivi il secondo giallo. E adesso superiorità numerica da parte dell'Asti e vediamo se riesce la squadra di Polito a tornare in vantaggio. Fallo non cattivo ma tattico e questo è il motivo dell'ammonizione, la seconda, e dunque caos nuovamente in inferiorità numerica con il Asti che prova e ha subito trovato la conclusione con Jonas respinta da Tim, ora ci ha provato anche Duarte da fuori, ancora Duarte, lo scarico per Jonas, Duarte costretta ad arretrare dal pressing asfissiante di Pedotti. Wilkem, palla per Fortino dall'altra parte per Duarte, fa girare molto bene il pallone l'Asti e qui Tim riesce a parare in qualche modo a evitare che il pallone entrasse in porta perché stava pericolosamente rotolando verso la porta, verso la linea di porta, e Tim è riuscito con un guizzo ad abbrancarlo da terra. Wilkem per Jonas, qui un altro fallo, il quarto del caos, ora è in parità la situazione, è falli 4-4, ancora un fallo stavolta da parte di Vinicius. Non riescono a chiudere gli spazi i giocatori di Capurso, arrivano sempre in ritardo, è chiaro che è molto più difficile giocare con l'uomo in meno, però i movimenti devono essere fatti alla perfezione, se c'è una distanza troppo ampia tra i reparti diventa poi impossibile
perché basta sbagliare un tempo di pressione per lasciare libero un uomo dalla parte opposta. Wilhelm alla battuta del calcio di punizione. Va lui direttamente in porta e riporta in vantaggio l'Asti 4-3 al 14esimo minuto, 13:40 per l'esattezza, nel corso della ripresa. Doppietta per Wilhelm, entrambi gol nel secondo tempo. E qua bravo, perché chiunque avrebbe servito il compagno, invece lui è andato alla conclusione. Qui Tim continua a essere dolorante. Tim, sentiamo Capurzo, vediamo. Il pallone deve passare di là. Come è possibile? Come è possibile che possa passare quella parte? Non ce ne andiamo appresso all'arbitro. Ragazzi, la partita non ci sono problemi, la riprendiamo. Cerchiamo di avere fiducia e di giocare tranquilli. 5 minuti e andiamo con il quinto di movimento. Ma la dobbiamo riprendere prima. Se poi non ce la fa, oh, allora entrate dentro subito, non ce la fa lui. Entrate dentro subito. Va bene, Evandro! Dove sei? Stai sveglio, Evandro! 5 minuti, Marco, non ce la fa lui. Con chi giochiamo? Va bene? Ehi, fiducia, tranquillità, ok? Basta, basta. Sì, entriamo subito dentro. 6 minuti, ma dunque. L'infortunio di Tim, che sembra non farcela, anticipa l'ingresso del portiere di movimento per Leopoldo Capurzo. Aveva detto entriamo a 5 minuti, dunque avrebbe giocato ancora 1 minuto e 20 con Tim in porta, ma non essendo disponibile Tim, c'è Evandro comunque pronto a entrare quando sarà in possesso di palla l'Asti, ma ora ci prova subito con Coco portiere di movimento la squadra di Leopoldo Capurzo. E vediamo, perché può cambiare tutto. Il portiere di movimento potrebbe essere l'Asti che magari trova la porta vuota e chiude un po' la partita, o il caos che la riapre. Cioè, c'è stato sempre tanto equilibrio anche in questo secondo tempo. Lì bisogna sottolineare che si sono arrabbiati molto, la panchina del caos si è arrabbiata molto, ma Tulli ha commesso un'ingenuità clamorosa, insomma, già ammonito, e cioè, era sacrosanta la prima ammonizione e giustissima anche la seconda, indiscutibile. Bertoni per Cacà, ancora Bertoni col portiere di movimento, dunque il caos alla ricerca del pareggio, del quarto pareggio in questo match. Non è riuscito sempre a rimediare il caos, senza mai andare sotto per più di una rete. Bertoni alla battuta della rimessa laterale. La partita è stata equilibrata, chiaramente, anche se l'Asti forse ha giocato meglio. Però le ingenuità si pagano a questi livelli. Pedotti scambia con Coco, poi il pallone per Bertoni. Ancora Pedotti, Cacà, Bertoni, torna da Pedotti. Cacà dall'altra parte per Coco. Pedotti, Bertoni. Continua a far girare il pallone il caos, ora nell'angolo per il portiere di movimento Coco, riceve ancora da Bertoni, va da Pedotti, ora cambia gioco. Pedotti prova a sfondare a sinistra con Cacà, che torna però da Pedotti. Coco difende bene l'Asti, fa buona rotazione. La conclusione di Bertoni e la grande risposta da parte di Casalone, poi la sforbiciata di Fortino è murata. Intanto ce la fa Tim. Leopoldo Capurzo nel corso del time out aveva detto a Evandro di stare pronto a entrare al posto di Coco, invece sembra farcela a Tim, che ora rinvia il colpo di testa di Duarte in anticipo su Cacà. E adesso rientra Coco Wellington come portiere in movimento. Chiaramente l'Asti è costretto a tirarsi indietro, a difendere la zona con l'inferiorità numerica. Deve avere pazienza, come sta avendo il caos, deve trovare l'occasione giusta per andare alla conclusione. Davvero stoico Tim. Qui Coco, palo, il doppio palo con André che non è riuscito nel tapin da pochi centimetri. Poi qui Fortino stoppa con il petto e al volo con il sinistro, non c'era nessuno in porta nel caos, perché Tim, che sta zoppicando, ancora non era riuscito a guadagnare la porta. Qua rivediamo la puntata col pallone, colpisce il primo palo e poi il secondo con André lì appoggiato al secondo palo, che non è riuscito nel tapin vincente.
Wilkham è in netto ritardo qui nell'uscita su Coco e ha rischiato tantissimo l'Asti, veramente fortunato, anche se poi ha colpito quattro pali l'Asti, non si può dire fortunato perché in questa occasione il caos, attenzione, però sfortunatissima la squadra di Capurso con il doppio palo sulla stessa conclusione di Coco, qui non trova il pallone sulla sforbiciata acrobatica Fortino, allora il caos riparte col portiere di movimento, cerca di guadagnare la metà campo dell'Asti, Cacà va a terra, c'è semplice rimessa laterale, 4-4 il conto dei falli, mancano 4 minuti e 18 secondi al termine del match. Pedotti, fischi di paura del pubblico, scambia con Coco, poi anche con Cacà, ancora Pedotti, Cacà, Bertoni, continua il fraseggio con Cacà, poi gira per Pedotti, Bertoni, Pedotti nell'angolo destro del fronte offensivo del caos per Coco, continua a mantenere il possesso di palla il caos, Bertoni, Coco, Cacà, ancora da Pedotti, nell'angolo per Bertoni, palla sporcata da Duarte, rimessa laterale. Passaggi lunghi pericolosi, qui Duarte poteva intercettare. Pedotti per Coco, Cacà, ancora Coco dall'altra parte per Cacà, la conclusione di Cacà e poi Wilkham è qui ostacolato, non c'è fallo, Cacà il tiro murato da Duarte, c'è il calcio di punizione ed è dunque il quinto fallo del caos, fallo che sembrava netto a dire il vero ai danni di Wilkham, fallo tra l'altro speso anche bene qui da André, lo vediamo nettissimo, perché non c'era ancora team in porta e dunque André ha speso il fallo per impedire a Wilkham di calciare agevolmente verso la porta incustodita. E adesso anche la spada di Damocle del quinto fallo, ha difeso bene l'Asti, soprattutto con l'aggressività di Jonas e con Duarte. Il rinvio di Casalone per Duarte, la presa di Tim che zoppicante lascia il posto a Coco che ora riceve da Cacà. Attenzione, il gol, il palo! Sembrava entrato il tiro di André, la palla ha colpito il secondo palo con l'Asti che si era fatta trovare impreparata su questo cambio volante del portiere da parte del caos. Sì, perché stavano pressando, è entrata alle spalle André Ferreira, scusami, Coco Wellington è riuscito a trovare secondo palo, incredibile l'errore di André Ferreira che già sulla conclusione, attenzione qui il pallone è ribattuto, poi Cacà che mette in fallo laterale, attenzione che qua forse il compagno di squadra ribattuto, vediamo un po', forse Pedotti, qui stiamo rivedendo Coco per André, ancora un doppio palo, ancora un doppio palo, incredibile, davvero sfortunato il caos che ha preso quattro pali con due tiri, il primo di Coco con André, attenzione qui Fortino, il miracolo di Tim, poi Jonas calcia fuori, si divora quello che forse poteva essere il match point per l'Asti, qui infuriato Leopoldo Capurso tira una bottiglietta sul parquet, poi la bottiglietta rimbalza, entra in campo redarguito dal terzo arbitro Leopoldo Capurso, si mette a sedere Cacà, diciamo prima il doppio palo di Coco con André che da due passi non è riuscito nel tapin e poi sull'assist di Coco André ancora da due passi ha colpito il doppio palo, dunque è vero che l'Asti ha preso in totale quattro legni ma il caos ha pareggiato il conto dei pali con due tiri e comunque si lamentavano per la spinta di Fortino e poi si era liberato alla conclusione. Qui Coco il tiro, Casalone si ritrova il pallone là, poi va lui alla conclusione, palla che esce non sul fondo, in fallo laterale perché colpisce il soffitto del Pala San Quirico, dunque rimessa laterale all'altezza della tre quarti della metà campo del caos quando manca un minuto e 46 secondi al termine del secondo tempo, dunque al termine del match. E comunque due doppi pali clamorosi, però c'è anche
l'errore degli attaccanti, non puoi sbagliare un gol da 10 centimetri. Pedotti. Sfortuna sì, ma insomma anche colpa del caos. Coco scambia con Bertoni, poi va da Pedotti, ancora Coco Wellington, Bertoni, Coco. Ancora Coco, dovrebbe scambiare con Bertoni, prova a cambiare il gioco, Pedotti per Kakà, ancora a destra per Bertoni, Pedotti deve cercare un tiro, però il caos. Bertoni, siamo per entrare nell'ultimo minuto, 70 secondi al termine, il tiro di Kakà, poi Wilkem, la puntata, il miracolo di Pedotti che va a parare in scivolata sulla propria a tre quarti, poi Bertoni, Pedotti, ancora Bertoni, Coco non riesce a controllare il pallone, l'esultanza del pubblico del Palazzo San Quirico, ma manca ancora 48 secondi, Massimo, il migliore in campo. Wilkem oggi è stato determinante, fino a questo momento mancano 44 secondi con i due gol, ma soprattutto con la sua potenza fisica è stato devastante, ha fatto la differenza, sta tornando Wilkem della Marca, insomma quello che ha fatto vincere tanto ai veneti. Fortino, palla per Jonas, tiene il pallone ora la squadra di Polido, l'Asti, ora il caos, qua c'è il fallo di Fortino su Pedotti, si tratta di quinto fallo anche per l'Asti, ma ormai manca davvero poco al termine, dunque Wilkem migliore in campo per questa gara che ancora non è finita, perché il caos ha ancora a disposizione 31 secondi per cercare la parità che manderebbe la squadra di Leopoldo Capurzo ai tempi supplementari. Coco all'indietro per Pedotti che gira per Kakà, di prima nell'angolo per André che si attarda un po' ma riesce a mantenere il possesso di palla, servendo Pedotti, Bertoni, attenzione Bertoni, Pedotti con una scelta davvero sciagurata, calcia alle stelle, poi il rinvio di Casalone per il colpo di testa, il gol da parte di Fortino, un gran gol peraltro, è vero che la porta era vuota, ma non era facile trovare l'equilibrio e indirizzare il pallone in rete di testa, quasi dalla linea di fondo all'indietro in caduta, lo stiamo rivedendo Massimo, il gol che chiude i conti. Ma mancano 16 secondi al termine, non c'è bisogno di uscire per Coco Wellington, gioca tu in porta, mancano 16 secondi, Fortino ha fatto un gran gol, però cioè, ingenuità clamorosa da parte del caos in questo cambio. Partita finita, mancano 13 secondi, due gol di vantaggio e Asti che si qualifica per la finale. Meritatamente bisogna dire, perché è stata una bella partita, ma l'Asti ha fatto la partita sempre l'Asti, insomma, e alla fine meritatamente porta a casa il risultato. Qui ancora un rinvio di Casalone che termina in fallo laterale. Deve abbassare un po' il rinvio il portiere dell'Asti, ma quello che conta per i tifosi astigiani, i tifosi Orange che già si apprestano ad esultare è che l'Asti approda in finale per il secondo anno consecutivo in questa manifestazione che lo scorso anno vinse in finale contro il Rieti al Palenfo Plus di Bassano del Grappa, battendo il Rieti appunto per 4-1 dopo aver superato per 13-12 dopo i tiri di rigore, dopo il 4-4 dei regolamentari e il 5-5 dei tempi supplementari la Luparense in